La striscia del Novara che invece si ferma a 13 risultati utili, insomma si sapeva che era difficile oggi, nonostante la doppietta contro l'Aquila del protagonista Felice Vacuo, oggi è stata più dura. Beh, sapevamo di incontrare una compagine già pronta, insomma, per un campionato di Serie A con dei giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, quindi abbiamo cercato di fare del nostro massimo per onorare la competizione. Purtroppo usciamo con una sconfitta, però ci può stare. Novara che è rimasto in partita anche molto a lungo con il gol di Buzzegoli, ha avuto anche un'occasione con te nel finale, poteva anche riaprirla su quell'occasione con il tiro alto, però era forse troppo tardi. Ma forse era un po' troppo tardi, però ripeto, insomma, noi siamo venuti per giocare una partita e misurarci contro una squadra che sia atleticamente che tecnicamente c'era superiore, lo sapevamo, abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, abbiamo cercato di rimanere in partita per più tempo possibile, ci siamo riusciti fino al 3-1 penso, poi dopo è normale che lì l'Udinese ha messo in ghiaccio la partita. Qual è stata l'impressione di questa prima Udinese del nuovo mister di Stefano Colantuono? Ma sicuramente molto positiva, poi come dicevo prima ci sono dei giocatori che secondo me anche in Serie A possono fare la differenza, alcuni non hanno giocato, addirittura sono entrati nel secondo tempo tipo Conè, quindi sicuramente l'Udinese come tutti gli anni riuscirà a fare un buonissimo campionato. E l'ultima considerazione sul nuovo impianto, uno stadio di proprietà anche per l'Udinese quasi completo, oggi non erano aperti nuovi settori, però come vi è sembrato giocarci? Ah, l'impianto è bellissimo, penso che la famiglia Pozzo abbia dimostrato negli anni di saper investire nel calcio e di essere una famiglia lungimirante, quindi sicuramente tutto quello che fanno è giusto e sarà da precursore per gli altri.